Oggi parleremo di un mondo in cui i dinosauri vagano per la Terra. Non correre alla tua macchina del tempo, parleremo di un mondo con dinosauri viventi al giorno d'oggi. Circa 200 milioni di anni fa, il mondo era un posto molto diverso. Giungle lussureggianti coprivano la superficie terrestre, eruzioni vulcaniche ricoprivano il paesaggio e dinosauri vagavano per la Terra. Poi, circa 65 milioni di anni fa, scomparvero. Così è iniziato un mistero che ha lasciato perplessi gli scienziati per anni. Cosa ha causato questa misteriosa scomparsa? Al giorno d'oggi, la teoria accettata per l'estinzione è l'impatto di un asteroide largo 10 km che colpì la Terra. 10 km! Riesci a immaginarlo? Giusto per metterlo in prospettiva, 10 km da Terra è la stessa altezza a cui vola un aereo commerciale. Ma poniamoci la domanda, e se i dinosauri non si fossero mai estinti? L'estinzione dei dinosauri ha lasciato una grande lacuna da colmare nell'ecosistema terrestre. Questo alla fine ha portato alla nascita dei mammiferi e all'evoluzione dell'uomo. Gli scienziati si sono a lungo chiesti se l'umanità sarebbe mai apparsa se tali predatori dominanti fossero stati ancora in giro. Quindi sembra che non sareste stati amici di un brontosauro o compagni di squadra di un T-Rex. È del tutto possibile che i dinosauri avrebbero continuato ad evolversi se non fossero stati spazzati via da questo evento. Questo significa che il mondo sarebbe popolato da dinosauri intelligenti e parlanti che lavorano negli uffici e giocano nelle squadre di calcio. I ricercatori hanno scoperto che c'è un evento di estinzione ogni 26 milioni di anni circa, il che significa che i dinosauri sarebbero probabilmente morti comunque ad un certo punto. 26 milioni di anni nel ciclo di vita del nostro pianeta sono uno spazio di tempo spaventosamente breve. Quindi sì, è improbabile che saremmo vissuti insieme ai dinosauri se fossero sopravvissuti all'estinzione. Se guardi più da vicino e alzi gli occhi al cielo, vedrai che potrebbero già vivere in mezzo a noi. Uccelli. Sì, gli uccelli sono lontanamente imparentati con i dinosauri, nonostante il loro aspetto. Vedete, quando ho detto che 65 milioni di anni fa tutti i dinosauri si sono estinti, non è esatto. Una specie di dinosauro più piccola, coperta di piume, è riuscita a sopravvivere e si è evoluta negli uccelli che vedi intorno a te nel mondo di oggi. Quindi la prossima volta che vai a fare una passeggiata nei boschi e senti questo suono adorabile, pensa ai loro parenti. E ringrazia la tua buona stella di non sentire questo suono. Continua a guardare e curiosare, scoprire di più, curiosare ancora. Oggi parleremo di un mondo in cui i dinosauri vagano per la Terra. Non correre alla tua macchina del tempo, parleremo di un mondo con dinosauri viventi al giorno d'oggi. Circa 200 milioni di anni fa, il mondo era un posto molto diverso. Giungle lussureggianti coprivano la superficie terrestre, eruzioni vulcaniche ricoprivano il paesaggio e dinosauri vagavano per la Terra. Poi, circa 65 milioni di anni fa, scomparvero. Così è iniziato un mistero che ha lasciato perplessi gli scienziati per anni. Cosa ha causato questa misteriosa scomparsa? Al giorno d'oggi, la teoria accettata per l'estinzione è l'impatto di un asteroide largo 10 km che colpì la Terra. 10 km! Riesci a immaginarlo? Giusto per metterlo in prospettiva, 10 km da Terra è la stessa altezza a cui vola un aereo commerciale. Ma poniamoci la domanda, e se i dinosauri non si fossero mai estinti? L'estinzione dei dinosauri ha lasciato una grande lacuna da colmare nell'ecosistema terrestre. Questo alla fine ha portato alla nascita dei mammiferi e all'evoluzione dell'uomo. Gli scienziati si sono a lungo chiesti se l'umanità sarebbe mai apparsa se tali predatori dominanti fossero stati ancora in giro. Quindi sembra che non sareste stati amici di un brontosauro o compagni di squadra di un T-Rex. È del tutto possibile che i dinosauri avrebbero continuato ad evolversi se non fossero stati spazzati via da questo evento. Questo significa che il mondo sarebbe popolato da dinosauri intelligenti e parlanti che lavorano negli uffici e giocano nelle squadre di calcio. I ricercatori hanno scoperto che c'è un evento di estinzione ogni 26 milioni di anni circa, il che significa che i dinosauri sarebbero probabilmente morti comunque ad un certo punto. 26 milioni di anni nel ciclo di vita del nostro pianeta sono uno spazio di tempo spaventosamente breve. Quindi sì, è improbabile che saremmo vissuti insieme ai dinosauri se fossero sopravvissuti all'estinzione. Se guardi più da vicino e alzi gli occhi al cielo, vedrai che potrebbero già vivere in mezzo a noi. Uccelli!
Sì, gli uccelli sono lontanamente imparentati con i dinosauri, nonostante il loro aspetto. Vedete, quando ho detto che 65 milioni di anni fa tutti i dinosauri si sono estinti, non è esatto. Una specie di dinosauro più piccola, coperta di piume, è riuscita a sopravvivere e si è evoluta negli uccelli che vedi intorno a te nel mondo di oggi. Quindi la prossima volta che vai a fare una passeggiata nei boschi e senti questo suono adorabile, pensa ai loro parenti. E ringrazia la tua buona stella di non sentire questo suono. Continua a guardare e curiosare, scoprire di più, curiosare ancora. Il regno animale ospita alcune delle creature più letali del pianeta. Non vorresti proprio far innervosire queste macchine per uccidere. 10 predatori più pericolosi della Terra. 10. Orsi polari. So cosa pensate degli orsi polari. Sono così carini, no? Forse sì, quando sono piccoli, ma poi crescono. Crescono fino a 2,40 m e diventano una delle più raffinate macchine per uccidere. In passato sono stati visti trascinare balene pesanti fino ad una tonnellata sulla terraferma per potersene cibare. Oltre ad essere forti, la loro spessa pelliccia bianca fornisce una mimetica naturale, rendendoli difficili da vedere sullo sfondo artico. 9. Il mamba nero. Ci sono diversi tipi di serpenti al mondo e molti di loro sono velenosi. Di questi, il più letale è il mamba nero nel sud-est africano. Il suo morso contiene delle neurotossine letali che, fino al recente sviluppo di un antidoto, avevano un tasso di mortalità del 100%. Non è solo velenoso, ma anche incredibilmente veloce. Forse il serpente più veloce sulla Terra, raggiungendo la velocità di 20 km orari per inseguire prede come piccoli galagidi o persino uccelli. 8. I lupi grigi. I lupi grigi sono tra i più intelligenti cacciatori in branco del mondo. Questi lupi cacciano in branchi. Il loro territorio può superare i 3.000 km quadrati ed è stato dimostrato che puntano agli animali troppo giovani, troppo deboli o troppo vecchi per difendersi. I lupi grigi sono considerati una specie in pericolo per via della loro caccia nel corso degli anni, dato che vengono visti come una minaccia per altri animali locali o per gli umani stessi. 7. Tigre siberiana. È un animale incredibile. Il felino più grande al mondo e comunque incredibilmente veloce. I loro sensi sono messi a punto per permettergli di individuare e cacciare le prede e sono abbastanza forti fisicamente da cavarsela in una lotta contro grandi animali come orsi adulti. Le tigri hanno molto grasso corporeo che serve per tenerle in forze e al caldo nel loro ambiente naturale freddo. 6. Cubo meduse. Guardando nell'oceano troviamo un predatore modesto, la cubo medusa. Mentre la maggior parte delle meduse vaga senza meta per l'oceano, la cubo medusa è stata vista mostrare movimenti intenzionali. Ciò significa che possono inseguire intenzionalmente le proprie prede, che includono zooplancton e piccoli pesci. La componente più pericolosa di queste meduse è il loro veleno, considerato uno tra i più letali al mondo. 5. Il leone africano. Nonostante sia noto comunemente come il re della giungla, il leone non vive nella giungla. Vivono nelle aperte pianure. Vivono e cacciano in queste pianure in gruppi detti branchi. Le leonesse si occupano della maggior parte della caccia, mentre i leoni maschi stanno a casa con la prole. I leoni africani sono stati visti cacciare anche da soli quando in disperato bisogno di cibo e addirittura rubare le prede uccise da altri animali, come iene e cani selvatici. 4. Il grande squalo bianco. Il grande squalo bianco è tra i più potenti predatori al mondo. Astuto, veloce, forte e del tutto letale. Il grande squalo bianco è un predatore così famoso che è servito da ispirazione per il libro e il successivo film Lo squalo. Tipicamente il grande squalo bianco comincia ad uccidere affondando i denti nella propria preda e aspettando che questa sia indebolita dalla perdita di sangue per poi procedere con un'uccisione relativamente semplice. Possono sentire frequenze molto basse che gli umani non possono udire. Possono vedere colori che noi non percepiamo e sentono l'odore del sangue in acqua da oltre 5 km. 3. L'orca. Le orche sono ciò che si definisce predatore alfa. Significa che sono in cima alla loro catena alimentare. Non hanno alcun predatore naturale, ad eccezione degli umani. Hanno una dieta varia che include leoni marini, polpi e persino lo scorso punto della nostra lista, squali. C'è un motivo per cui l'orca è conosciuta come orca assassina. È un predatore efficace che utilizza la propria colorazione bianca e nera per mimetizzarsi e nascondere la propria forma e dimensione esatta alle prede che potrebbero provare a fuggire. 2.
aquile. Il predatore più efficace in aria è l'aquila. Ha una vista così potente che può scovare un coniglio da 3 km di distanza. Per mettere la cosa in prospettiva, sarebbe come essere al decimo piano di un edificio, guardare verso il basso e scovare una formica che cammina sul pavimento. E non solo, le aquile possono raggiungere un'apertura alare di 2,5 metri. Nonostante ciò, pesano solo 8 kg. Questo perché, come molti uccelli, possiede ossa completamente cave che la rendono una macchina volante per la caccia incredibilmente efficace. 1. Ragno errante del Brasile. Ci sono centinaia di ragni velenosi, ma il più velenoso lo troviamo in Sud America, il ragno errante del Brasile. Il suo veleno è forte come quello di un serpente e può portare a perdita del controllo muscolare, problemi respiratori ed eventualmente paralisi respiratoria, così come forti dolori. Come puoi indovinare dal nome, non sono soliti stare nascosti in una ragnatela in qualche angolo buio. Amano andarsene in giro e possono essere trovati dappertutto, pile di tronchi, auto e caspi di banane. In effetti succede così spesso che sono noti anche come ragni delle banane. Ti sei mai chiesto come sarebbe il figlio di un elefante e una giraffa? Per quanto strano possa sembrare, esistono un paio di ibridi nel regno animale che tecnicamente sono specie diverse, ma abbastanza simili geneticamente per potersi accoppiare. Ecco i 5 ibridi animali più bizzarri. Numero 5. Il mulo. Probabilmente hai sentito parlare del mulo. Ma sapevi che il mulo è il risultato dell'incrocio tra una cavalla e un asino maschio? Esatto! Questo è il nostro primo ibrido animale. Vedendo un mulo potresti scambiarlo per un asino. Sono molto simili. Vengono allevati per la loro maggiore pazienza, resistenza e longevità rispetto alla madre equina e maggiore intelligenza rispetto al padre asino. Numero 4. Il cane lupo. I cani e i lupi grigi sono incredibilmente simili geneticamente. Questi cani lupo sono in realtà molto comuni e risalgono a 10.000 anni fa, quando furono usati per la caccia ai mammut lanosi. Molti ibridi canini di oggi, incluso il pastore tedesco, hanno compreso i cani lupo nella loro evoluzione. I cani lupo, che sono più facili da addestrare dei lupi, sono spesso usati nei film nella parte dei loro antenati lupi. Numero 3. Il gatto savanna. Questa specie di gatto dal look esotico è l'incrocio tra un normale gatto domestico e un servalo, cioè un gatto selvatico africano di media taglia. Nonostante l'aspetto selvatico, il savanna è considerato un gatto domestico e i suoi cuccioli vengono venduti in tutto il mondo. Numero 2. Il wolfin. Questo elemento della nostra lista è estremamente raro. Il wolfin è l'incrocio tra una femmina di delfino naso di bottiglia e un maschio di pseudorca. Ora vi sento che chiedete, cos'è una pseudorca? Beh, la pseudorca è tecnicamente un membro della famiglia dei delfini e condivide molte caratteristiche con la più conosciuta orca assassina. Numero 1. Il ligre. Al numero 1 della nostra lista abbiamo un ragazzone, il felino più grande al mondo. Il ligre è l'incrocio tra un leone maschio e una tigre femmina. Guarda un po' questo tipo. Il ligre Hercules è ufficialmente riconosciuto come il felino più grande al mondo con l'incredibile peso di 418 kg. La nascita dei ligre è abbastanza controversa dato che non sono mai esistiti in natura, visto che i leoni e le tigri non condividono lo stesso habitat. In effetti, stanno in continenti completamente separati. Eccoci qua, la top 5 degli ibridi animali. L'evoluzione è un viaggio e, come ogni viaggio, bisogna sapere da dove si parte per apprezzare dove si è. Quindi parliamo dei Neanderthal. Per prima cosa dovete sapere che non siamo poi così diversi dai Neanderthal. Geneticamente l'umanità si è separata dai primati circa 5 milioni di anni fa, ma si è divisa dai Neanderthal solo circa 400.000 anni fa, che geologicamente è un batter d'occhio. Infatti il tuo sangue contiene probabilmente circa un 2% di DNA Neanderthal. I Neanderthal vengono immaginate come persone chine e strascicanti, ma ciò è dovuto al fatto che i primi resti di Neanderthal ritrovati erano di qualcuno che soffriva di artrite. In realtà erano molto forti e
sani e i ricercatori pensano fossero ottimi costruttori e risolutori di problemi. I paleontologi hanno trovato tracce di Achillea e camomilla nei denti dei Neanderthal e ciò suggerisce che conoscessero le proprietà antinfiammatorie di queste piante. Questo ci dice che avevano conoscenze di medicina. Erano abbastanza intelligenti da costruire accampamenti dentro a grotte, così da essere al sicuro dalle intemperie e dai predatori, e ciò portò alle numerose pitture rupestri che esistono ancora oggi. Erano più bassi e più tozzi dei normali umani odierni, e si pensa che ciò fosse un aspetto evolutivo che ne permetteva la sopravvivenza in condizioni difficili. Essere più bassi significa avere meno problemi circolatori e poter rimanere più caldi. Uno studio recente suggerisce che fossero ben equipaggiati per saltare e scattare, facendo di foreste e boschi il loro ambiente preferito. Si pensa che vivessero fino ai 30 anni, con alcune eccezioni ovviamente. È interessante notare che i resti di adulti e anziani deformi suggeriscono che si prendessero cura gli uni degli altri e dessero valore alla vita. I Neanderthal usavano utensili di pietra per cacciare, costruire e per accendere fuochi che avevano imparato a creare. Cacciavano cervi nobili, cinghiali selvatici, buoi e collaboravano per abbattere persino grossi animali come mammut ed alcuni elefanti. Si ipotizza anche che alcuni Neanderthal avessero imparato a costruire barche. Si pensa che il cervello dei Neanderthal potesse crescere più del nostro, ma che crescesse anche più lentamente. Gli umani necessitano di anni per imparare le lingue, la comunicazione, la coordinazione e a formulare pensieri complessi, mentre nel regno animale alcuni cuccioli nascono con l'abilità di camminare immediatamente. Si sono sovrapposti agli umani moderni circa 50 milioni di anni fa, o almeno ad una specie che potremmo riconoscere come umani moderni. Non andavano esattamente in giro con l'iPhone. Si pensa anche che noi portammo nuove malattie e batteri che contribuirono all'estinzione dei Neanderthal. La Terra al tempo era anche soggetta ad un grande cambiamento climatico, portando ad un clima più caldo a cui non erano così ben abituati. Ecco alcune informazioni chiave sui nostri antenati Neanderthal.